E oggi cambiamo totalmente argomento. Insomma, più o meno, perché tanto è tutto correlato. Parliamo di Nikola Tesla, che è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da una famiglia serba nell'attuale territorio della Croazia durante il periodo dell'impero austriaco. È nato nel 1856, è stato naturalizzato statunitense nel 1891 ed è deceduto nel 1943. Potremmo stare qui a parlare per ore di Tesla. Vi dico solo che aveva trovato il modo di ottenere l'energia libera dal cielo, libera e gratuita, e aveva trovato il modo di trasmetterla wireless, cioè senza fili, ovunque. Questo cosa significa? Che noi potremmo andare in giro col cellulare e il cellulare si ricaricherebbe così da solo. Biglietto da visita di Tesla? Per me è la frase di Einstein. Un giorno gli chiesero: professore, cosa si prova ad essere la persona più intelligente sulla Terra? E Einstein rispose: ma non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo a Nikola Tesla. Circola in rete questo scritto attribuito a lui. Non so se è suo, però è talmente bello che lo voglio leggere. La malattia arriva a causa di una caduta mentale. Un uomo dovrebbe essere il medico di se stesso. Se non è calmo dentro, tutte le sue medicine e i migliori medici sono vani. Il subconscio dell'uomo moderno è agitato come un oceano inquieto con grandi venti tempestosi. Un subconscio pieno di impressioni rende l'anima inquieta. Le emozioni poi ribollono come un'eruzione vulcanica. Senza il lavoro emotivo, la spiritualità è solo un castello di carte. E cos'è un uomo senza pace nella sua anima? Separato dalla grazia di Dio, cerca invano di trovare conforto nelle cose materiali. Non c'è conforto lì, è un po' senza fondo. Di più, dai di più e infine di nuovo il vuoto. Quando l'anima diventa un mare calmo, inizia la guarigione. Ricordatelo, è la regola d'oro. La fonte della maggior parte delle malattie è nello spirito, quindi lo spirito può superare la maggior parte delle malattie. Avete capito? A me è venuto subito in mente Socrate che diceva: guai a quel medico che cura il corpo senza prima aver curato la mente, perché è da essa che tutto proviene. A questo punto mi piacerebbe approfondire l'argomento e mi piacerebbe che intervenisse qualcuno che in materia ne sa di più di me. Quindi scrivetemi, così potremmo continuare a parlarne. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.